se loro sono capaci di stare 3-2 mesi senza mangiare, non lo so. Se hanno famiglia, penso che capiscono la situazione come sta. E cosa pensate di fare oggi qui sotto? Allora, niente, in pratica non è una forma di protesta, ma bensì soltanto mettere al corrente al comune, visto che ci sta deviando da oltre 20 giorni, e metterla al corrente appunto che la situazione, appunto, come diceva il collega, è diventata insopportabile, insostenibile, in quanto non abbiamo nemmeno un centesimo perché l'intenzione di lavorare c'è. Noi adesso lavoriamo con un'altra azienda, con un'altra società, la Ecotecnica, di conseguenza non possiamo ribellarci nel fare protesta nei confronti. Lo stipendio, noi avanziamo lo stipendio così come dall'ecologica avanziamo un bel po' di roba, non è soltanto lo stipendio, è lo stipendio del mese di giugno, la 14ª, e poi ovviamente con il rapporto, il fine rapporto c'è il TFR, tutto ciò che concerne 13ª maturata, ferie e tutto. Però il problema è che non si parla di nessuna somma, di niente, a meno che avessero detto va bene, anticipiamo, vediamo il mese di giugno con la 14ª, niente, non c'è assolutamente niente. Quello che ci è stato detto, ma per via ufficiosa, per voci di popolo, che c'è soltanto da parte del comune l'intenzione di anticipare il canone all'Ecotecnica per far sì che ci possano dare un anticipo dello stipendio con l'Ecotecnica. Ma l'anticipo dello stipendio con l'Ecotecnica, che sono soltanto 18 giorni che abbiamo lavorato, non risolve mica il problema di coloro i quali hanno contenziosi, di coloro i quali hanno pignoramenti, di coloro i quali hanno tanti problemi. Ripeto, a dire, ci sono persone che non hanno nemmeno il centesimo, chi soffre di epilessia, di andarsi a comprare anche il medicinale. Il problema è abbastanza serio. Io rappresento, ripeto a dire, la FISMIC, c'è un altro collega che sta già alla Digos, che sta anche esponendo denuncia, nocita, e quindi la situazione è molto critica. Denuncia per quale cosa? La denuncia perché noi abbiamo dato tramite i nostri legali dei sindacati, di 5-6 sindacati, tramite i legali abbiamo dato un tempo al comune perché ci forniscano almeno qualche risposta in merito a questa situazione. Sono passati 3 giorni, non 3 che erano quelle richieste dagli avvocati, ma bensì ne sono passati 6 e purtroppo non abbiamo avuto nessuna risposta. Con chi avete interloquito del comune? Il comune è la subcommissaria, insomma, no? Che del settore ecologico e del settore ecologia. La richiesta al comune era quella, cioè sia il comune a pagare direttamente la richiesta al comune, appunto, era quella di farci sapere. Non è che noi stiamo dicendo per forza ci dovete dare questa somma. Sappiamo benissimo che c'è il tribunale di Bari, c'è come si dice il coso, il fallimento curatorio, c'è tutto. Ma almeno che ci facessero sapere che intenzioni hanno. Che intenzioni hanno, perché la situazione è diventata insopportabile, insostenibile. Ci dicono, mi raccomando, voi sindacati dovete dire ai lavoratori di farli andare a lavorare, perfetto, ma come facciamo ad andare a lavorare se non abbiamo un centesimo per fare il fornimento alla macchina? Non parliamo delle situazioni poi familiari che aggravano sui nostri figli, che aggravano sulle famiglie, che aggravano sulle banche, ripeto a dire, civile, è tutto. Avete in mente di fare azioni? Beh, l'azione eclatante, se la dobbiamo fare, la facciamo con le dovute regole, andando alla Digos, anticipando i 3 giorni prima, cioè non le facciamo con le dovute. Questa, non le ripeto, non è una protesta, è soltanto una formalità da parte di coloro i quali effettivamente la situazione la stanno ritenendo insopportabile, insostenibile, a venire qua a dire ma ci potete dare una risposta? Questo è tutto.